Questo sciopero lo abbiamo indetto per questa manifestazione, l'abbiamo indetta per, come un atto di solidarietà verso i ragazzi, 100.000 persone che oggi a Roma oggi stanno andando a manifestare contro il Ministero. Oggi avete fatto una grande manifestazione qui a Piazza Armerina, molte adesioni. Sì, perché dobbiamo cercare di cambiare il futuro, cioè il nostro futuro, basta, non ce la facciamo più anche la crisi, basta, cioè dobbiamo protestare. Cioè... Se tu potessi dire una cosa a Monti, cosa diresti? Che deve cercare di non essere, non deve pensare ai suoi porci comodi, ma deve pensare anche ai nostri, perché noi siamo senza futuro. La nostra protesta è rivolta al ministro Profumo, perché i tagli vanno fatti per risanare il bilancio, perché l'Italia, come sapete bene, il debito pubblico ammonta a quasi 2 miliardi e mezzo di euro. Di conseguenza i tagli vanno fatti, ma non vanno fatti solo alla scuola, noi siamo il futuro, devono farle alle classi politiche, alle banche, che i tagli non sono stati fatti a queste classi. Noi vogliamo questo, i tagli vanno fatti anche a noi, ma non di 47,5 milioni e quello che è. Cosa vuoi dire al governo, a Profumo, a Monti? Io voglio dire semplicemente che togliere soldi a chi non ha nemmeno i soldi per comprarsi il pane è una crudeltà che non viene fatta nemmeno nei paesi del terzo mondo. Loro dovevano soltanto fare la patrimoniale, togliere i soldi ai ricchi che si possono permettere di pagare le tasse e non tagliare 14,5 miliardi di euro entro il 2014. 45.000 studenti, noi che andremo all'università, non avranno nemmeno il sussidio della borsa di studio per continuare gli studi. Questo significa che l'università e lo studio se lo potranno permettere solo i ricchi e non si baserà più il paese sulla meritocrazia, si baserà il paese soltanto che chi ha i soldi va avanti. Bravo. Questo succedeva 100 anni fa, oggi non deve succedere più, è una vergogna, si devono vergognare, loro non possono tenere le loro poltrone, non possono tenere le loro poltrone andando avanti così, loro sono dei nostri dipendenti e devono fare ciò che noi vogliamo, ciò che il popolo è sovrano. Il diritto allo studio non lo possono calpestare sotto i piedi come stanno calpestando la nostra democrazia, e questo lo devono capire, perché noi continueremo ad oltranza fino a quando non lo capiranno. Bravo. Le prossime iniziative. La provincia di Enna è già da un po' di tempo che si sono occupati dei ragazzi di restare a scuola anche a dormire e creare appunto dei gruppi di... vieni qua Andre, vieni qua, lui è il ragazzo della consulta che si è occupato di parlare con la consulta. La provincia di Enna, che è appunto una delle province siciliane, fortunatamente hanno incominciato a muovere i nostri animi, hanno iniziato a fare queste assemblee permanenti che sono appunto una forte manifestazione di ribellione contro chi ci opprime oggi. Noi crediamo appunto di essere solidali con loro e organizzare fino a martedì un'assemblea permanente in tutte le scuole di Piazza Armerina, rimanendo anche la sera i ragazzi maggiorenni, sperando appunto che anche voi della stampa, voi giornalisti ci assistiate, appunto per dare un forte segnale. Se non verremo ascoltati, loro devono sapere che noi continueremo ad oltranza. L'unica cosa che mi viene da pensare è che molto evidentemente, palesemente, loro finora hanno avuto a che fare con la generazione sbagliata, con la nostra generazione non l'avranno vinta, lo devono sapere già prima. Quindi, se ho capito bene, farete un'occupazione. Non è un'occupazione legale, è un'assemblea permanente in cui durerà anche la notte. Avremo il permesso del preside, ovviamente, la polizia sarà avvisata, non è occupazione. Nel massimo rispetto delle leggi e delle regole. Capendo che la polizia ci sta aiutando a fare queste cose, noi non siamo i soliti ragazzi, come ormai è un pregiudizio comune, un paradigma che i ragazzi siamo soltanto degli stupidi che pensiamo soltanto a perdere la scuola e violenti. Noi non siamo i black bloc, noi lottiamo per i nostri diritti, perché ci siamo stancati che dei signori che prendono 50.000 euro al mese possano decidere la nostra democrazia e pestarla sotto i piedi. Questo non lo permetteremo più e loro lo devono sapere. Un rappresentante del gruppo docenti, giusto? Sì. Ecco, cosa vuole aggiungere a quello che hanno già detto i ragazzi? Io vorrei semplicemente dire che siamo qui con i ragazzi a protestare contro una serie di misure del governo che umiliano scandalosamente la scuola pubblica, a vantaggio peraltro della scuola privata, che continua a ricevere fondi senza neppure rispettare un criterio di trasparenza.
Inoltre esprimiamo il nostro dissenso nei confronti di quei sindacati che, lasciandosi convincere del nulla che hanno ottenuto, hanno colpevolmente revocato lo sciopero. Non ci stiamo perché le rivendicazioni di questi giorni, le mobilitazioni non tendevano a raggiungere ciò che già era normalmente acquisito, perché rappresentava una violazione palese della Costituzione il fatto di ritoccare un contratto senza sentire le parti. Gli scatti di anzianità avevano solo bisogno di essere bloccati, erano già stati acquisiti nel 2011, eppure in cambio di questo nulla i sindacati hanno accettato che tutto questo avesse ancora dei costi per la scuola, per esempio il taglio dei finanziamenti per i fondi d'istituto, e senza che se ne parli molto in giro, a ottobre è stata troppo in fretta approvata dalla Camera l'ex legge Aprea, più che legge un disegno di legge che ora ritorna per proporre un futuro molto pericoloso della scuola, cioè una autonomia statutaria che sgangerebbe la scuola da ogni riferimento ad una politica culturale di carattere generale che unifichi anche da un punto di vista culturale di identità tutto il territorio. Si va verso una scuola che vede l'ingresso dei privati addirittura negli organi collegiali, nel consiglio d'istituto, per determinare le linee di scelta, di indirizzo di un istituto scolastico, e questo per noi è veramente inaccettabile.